valiente. Tú no sabes, no. Puesto pa' los míos récord. Marcha la Kichi. El bla. ¿Qué es lo que? Todos los DJs son míos. Todos los DJs son míos. Todos los DJs son míos. Sognare si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può. E non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche Divana Posti. E sognare si può, buongiorno. Oggi siamo partiti con tutta la musichina un pochino caraibica. Perché? Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuta. Benvenuta Silvia Maria Ramasso di Neos Edizioni. Sono contenta che finalmente siamo riuscite a organizzare questo incontro in come inizio di questo 2021, che stiamo auspicando che sia di buon auspicio. Benvenuta. Speriamo, Ivana, grazie, grazie del benvenuto, sono molto contenta di essere qui con te, intanto perché appunto Sognare si può è un titolo di buon auspicio per qualsiasi cosa, secondo perché tutto quello che abbiamo cominciato insieme ha sempre funzionato bene. È vero. Abbiamo parecchie esperienze alle spalle e davvero è sempre stata una collaborazione che ha dato il là a dei futuri simpatici e attivi, vivi, vivaci. È verissimo, e di questo ti ringrazio per averlo ricordato, perché ci porta un sorriso, no? Esatto. E ne abbiamo bisogno. Ah, sì. Prima di partire con la storia di questo 2020 di Neos, perché hai fatto una marea di cose, tantissime. E questo è ottimo, voglio salutare le prime persone che già si sono collegate. Voglio salutare Adriana, ciao Adriana, Ciardo, Danilo Pagano, ciao Danilo, Sergio Marrone, Lucia Simoni, buongiorno Lucia. Lucia è un'artista veramente incredibile che ieri è passata a trovarmi e che sentiremo in questi giorni. Buongiorno a tutti e cominciamo la nostra chiacchierata con Silvia. Grazie, grazie Ivana. Allora intanto racconto agli ascoltatori che mi conoscono un po' chi sono, no? Certo che sì, certo che sì. Allora, io anche intanto se ho questo nome un po' così perché mi chiamo Silvia Maria Ramasso. Sì. Maria non lo usa nessuno, però anche se ci terrei, ma così l'hanno tagliato via, e quindi più pop, in modo più pop, Silvia Ramasso. Sono l'editrice di Neos Edizioni, che è una casa editrice indipendente che è sul mercato dell'editoria ormai dal 1996, quindi direi che insomma abbiamo già una storia alle spalle. Beh, come casa editrice, ma la storia mia comincia nel campo dei libri molto prima, perché mio padre nel 1953 aveva fondato una tipografia editoriale che si chiamava Tipolito Subalpina, e con la quale lavorava con tutti i più importanti editori torinesi. Tipo, tipografia Subalpina. Einaudi, cito Utet, Sei, Rosenberg e Sellier, Fondazione Agnelli, Bollati Boringhieri, e chi più ne ha più ne metta. E sai, voglio interromperti un secondo. Prego. Perché a proposito di questo, non ricordo se te lo avessi già detto, ma il mio primo lavoro, adesso guarda dove mi porta la mente. Sì. Io lavoravo per un'agenzia piccola pubblicitaria. Mm. E lavorava con la Tipolito Subalpina. Sì, certo, te lo dico adesso, grafici, esatto. E tu pensa adesso, per associazione di idee, cosa mi viene in mente? Legami evidentemente, sì, eravamo destinati, sì, assolutamente, sì, perdona la, ma figurati, la, però questo figurati. Ricordo mi fa sorridere, mi piace questo, molto. Io sono entrata nell'azienda di mio padre nel 1980, mi sono fatta le ossa come fra virgolette tipografa, nel senso che all'interno dell'azienda ho seguito soprattutto la parte amministrativa, non contabile, proprio amministrativa, però mi sono occupata anche di produzione
e di controllo di produzione, tutte queste cose, e questo non è ininfluente perché innanzitutto mi ha fatto vivere nel mondo dei libri fin da quando praticamente sono nata. Da sempre. Certo. Secondo, mi ha insegnato a fare i libri, farli come prodotto, perché i libri sono un contenuto dentro un prodotto. Esatto. No? Questo a certe volte uno non ci pensa. Però per fare i libri bisogna essere, per fare gli editori bisogna essere capaci a selezionare i contenuti da mettere dentro i libri, però bisogna anche saper fare i libri per se stessi. Sì, ecco. Il che voglio che dire non è così banale. Non è esattamente una passeggiata. Esatto. Sì, all'interno della Tipolito Subalpina nel 1996 è nato questo marchio Neos Edizioni, che poi nel 2008 è diventata azienda a sé stante. Quindi questa è un Quindi, po' la storia. Questo no? Per iniziare. Tanto per raccontare. Certo. Attualmente la casa editrice è una casa editrice indipendente, ha 14 collane, si occupa soprattutto di narrativa sociale, di storia, di memorie e di saggistica, di cultura, antropologia culturale, natura, visita, eccetera, del territorio nella sua valenza contemporanea. E nel 2019 stava andando benissimo, eravamo pronti col piede sull'acceleratore per un 2020 veramente da urlo, certo. Irrompente, e 1, 2, 3 pronti via, siamo partiti e è scoppiato il Covid. La vita è così, accade effettivamente. Pronti a frenare, a sterzare, a scendere l'automobile, salire sul bus o sul treno, oppure semplicemente mettersi la borsa sulla spalla e andare avanti. Bisogna andare avanti, certo. È stato necessario inventarsi degli altri metodi per stare nel lavoro, per stare nel Ovvio. Contesto, no? Devo dire che, per esempio, abbiamo avuto anche dei momenti di ambasce, come si dice, perché, per esempio, inevitabile, penso. Appena pubblicato due romanzi molto importanti, uno si intitola Senza copertura ed era il terzo romanzo di Enrico Chierici, romanzo diciamo maturo e anche con un argomento portante, fortemente drammatico ed esistenziale, importante anche nel contesto di riflessione sociale della nostra casa editrice. L'altro era questo che vi faccio vedere, che si intitola Solo piccole tentazioni, di Teodora Trevisan. Che okay, è stata... Aspetta, giralo un pochino, sì, perché così, un po' così, okay. Penso che si veda. Dovrebbe vedersi. Più o meno, okay. Si vede questi libri con questa mela, no? Esatto. Solo piccole tentazioni, che è ambientato... intanto Teodora Trevisan è una mia cara amica, una la saluto perché naturalmente sì. Della casa editrice, proprio affezionata, abbiamo già pubblicato tante cose con lei, soprattutto è la curatrice dell'antologia Natale a Torino, che quest'anno è arrivata alla sua nona edizione. Sì, anche e lì. Questo libro ha ambientato un romanzo in una piccola casa editrice condotta da una giovane imprenditrice. Ecco qua. Qua. Ma che bello! E quindi è molto carina, ovviamente lei, avendo vissuto tanti anni le vicende della Neos Edizioni, ha anche attinto dalla sua esperienza nella nostra casa editrice. Era un libro a cui naturalmente tenevamo moltissimo e niente, abbiamo fatto la prima presentazione l'ultimo giorno che si poteva presentare e dopo tutta la promozione che dovevamo fare saltare. Certo, perché allora, c'è stato questo blocco, ovviamente, esatto. Pazienza, cioè nel senso uno ha dovuto comunque allora, fermarsi. Cosa fare? Aspetta un attimo, lo voglio salutare. Luisa Ramasso, certo. Un salutone grandissimo. Cinzia Massa, e di nuovo... Il saluto ancora a Danilo e a Stefania Rubati, la dottoressa psicologa che domani sarà qui con noi, Mauro Boaretto, tra l'altro l'argomento della trasmissione di domani sarà l'importanza delle parole, quindi ecco. In qualche modo siamo sulle parole. Siamo esatto sull'importanza delle parole e quindi su
un argomento che in qualche modo ti è chiaramente, evidentemente, molto vicino. Molto vicino. Ma torniamo a noi, quindi. E allora, così, cosa abbiamo ci fatto? Hanno detto, che fare? Che fare? Ci siamo rimboccati le mani. Abbiamo chiuso tutto, improvvisamente, tutto chiuso. Le librerie chiuse, i distributori ovviamente chiusi. Chiusi, ovvio. Le tappa, le serande della casa editrice chiuse. Chiuse. I dipendenti, le dipendenti, perché noi, come sai, siamo tutte donne, sì, e quindi le dipendenti in cassa integrazione, perché non si poteva fare diversamente essendo tutto chiuso, e per finire Amazon, che ha deciso che i libri non erano generi di prima necessità e quindi che non ha più ordinato niente. Io mi sono trovata da sola nel mio ufficio davanti al mio computer e a decidere che cosa si poteva fare. Ecco, devo dire che la causa è stata drammatica e mai vorrei ritrovarmi in questa situazione. Certo. Anzi, spero che questa situazione in realtà trovi una soluzione il prima possibile e che ce le possiamo dimenticare. Speriamo veramente, sì. Però devo dire che come imprenditrice, presa sempre nel frullatore delle priorità e delle emergenze, un attimo di riflessione è stato utile, diciamo così. Utile, non è stato sprecato. No, non è sì, stato sprecato. Questo è importante. Non è stato sprecato perché ci ha, almeno perlomeno a me, ha instillato finalmente la necessità di riflettere sulle cose che si fanno sempre perché si fanno, perché è tradizione farle, perché siamo abituati a farle, e su quelle che è veramente necessario fare o su quelle che si possono cambiare o che si devono cambiare, perché sì, il mondo lo richiede, certo. È in rapido cambiamento, era in rapido cambiamento prima del Covid, certamente questa pandemia ha insufflato una velocità di trasformazione, una necessità di trasformazione altissima. È vero. E quindi che cosa hai fatto? Perché quindi, appunto, in realtà tu, dopo il momento di riflessione, sei partita in quarta perché hai realizzato veramente tante iniziative. Allora, io intanto sono partita con l'idea, mi sono rasserenata, e questa è la prima cosa. Mi sono rasserenata con la mia sicurezza sul fatto che i libri non sono come lo yogurt, non è che scadono. Certo. Quindi sia quelli che erano appena usciti e che non avevo avuto la possibilità di portare sul mercato ai lettori, sia quelli che erano in via di pubblicazione nei mesi che poi dopo siamo stati fermi, quindi marzo, aprile, maggio, e che non sono usciti, sia quelli che avevamo in progetto, perché a quel punto non sapevamo più se avremmo potuto fare o non fare. Certo. Comunque erano un patrimonio che si poteva tenere da parte per movimentare nel momento in cui ce ne fosse bisogno. Movimentarlo sotto la forma in cui ce ne fosse bisogno. Perché un'altra riflessione che stava sempre nelle mie corde e anche, diciamo, nel mio background, ma che a volte, appunto perché devi fare tante cose, non ne sei più così consapevole. Certo. È che un editore non è uno che fa libri. Beh, più facile, uno dice chi è l'editore, uno che fa libri, che fa riviste. No, no, non è questo. Non è esattamente. No, sì. No, non è veramente questo che fa l'editore. L'editore cosa fa? Filtra attraverso la sua vocazione, le sue idee, le sue opinioni, i contenuti che gli arrivano dall'esterno, no? Certo. Li filtra secondo la sua interpretazione e li ripropone, attraverso questo filtro, li ripropone ai lettori. Quindi va bene fare i libri, ma i contenuti possono essere riproposti al pubblico in tanti altri modi. Possono essere riproposti sotto forma di ebook, certo. Possono essere
riproposti attraverso trasmissioni radio, trasmissioni televisive, videoconferenze, videocall, app, progetti online, tantissime cose. Ci sono, certo. Ecco. Naturalmente nel momento in cui tu non puoi fare, non puoi regalare, portare al tuo pubblico il tuo prodotto, quello sul quale sei più ferrato, ti viene in mente che puoi magari attrezzarti anche spiritualmente e intellettualmente e come anche capacità e professionalità per proporre questi contenuti nelle altre varianti. E quindi intanto abbiamo raccolto dai nostri autori, che sono stati gentilissimi, sono stati assolutamente generosi, libri che magari non erano pubblicabili in cartaceo perché troppo brevi, troppo lunghi, argomenti magari molto interessanti ma di nicchia, eccetera. Certo. Abbiamo raccolto tutti questi contenuti e li abbiamo riprodotti in quelli che noi abbiamo chiamato i free books, cioè in libri in PDF, e li abbiamo messi a disposizione dei nostri lettori sul nostro sito. Ci sono al momento 10 titoli, ne usciranno altri 2 entro gennaio, e quindi questo è un modo di tenere un rapporto di scambio di opinioni, di idee, di riflessioni, di storie con i nostri lettori al di fuori di quella che sono le leggi di mercato. E quindi è stata una risorsa incredibile questa. Sì, questo è stato una bella cosa, perché ci ha permesso di mantenere il contatto con i lettori e ci ha permesso di regalare, di farci un regalo vicendevole con i nostri autori, no? Loro ci hanno regalato delle loro opere, noi gli abbiamo regalato la pubblicazione. Certo. E questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto quando ci siamo trovati senza la possibilità della carta, dello scambio di carta. E beh, quindi insomma, come dicevo, è stata una risorsa, una bella risorsa. Un bello scambio anche di energia, oltre che proprio di un regalo, esatto. No? Perché poi per crescere, secondo me, è importante avere un'energia positiva, soprattutto in questi momenti un po' bui. È importantissimo. Uno scambio. È importante avere dei progetti. Esatto. Bisogna sempre avere dei progetti. Sì, i progetti, sì, ci tengono, sì, vivi. Sì, esatto. Poi io devo dire che in questi 24 anni di lavoro della Neos Edizioni, intorno alla Neos Edizioni si è creato un cenacolo. No? Noi oggi abbiamo più di 500 titoli pubblicati. Abbiamo più di 400 autori all'interno del nostro parco autore, diciamo così. Certo. E una decina di curatori, una dozzina di lettori del comitato editoriale e anche dei direttori di collana. Quindi tutto questo forma intorno alla Neos Edizioni una città. Effettivamente, no? Come dire, un cenacolo molto vasto di teste pensanti, alle quali io mi sono rivolta dicendo: signori, è ora che voi mi diate una mano per sopravvivere e per trovare delle idee nuove, delle risorse nuove. Da questo grido d'aiuto è arrivato una messe veramente, una cascata del Niagara di idee, suggerimenti, no? Di entusiasmo, di solidarietà, di veramente, io devo essere veramente grata a questo grosso gruppo di persone che sta vicino alla casa editrice e che ci aiuta. E tra le tante cose, una particolarmente adeguata al periodo è stata la proposta di Franca Rizzi Martini di produrre una serie di dirette Facebook. E quindi noi abbiamo creato un marchio che si intitola Libronauta, l'abbiamo imprestato a Franca Rizzi Martini che con il logo La Libronauta ha prima, durante il lockdown stretto, curato
una trasmissione al giorno per tre mesi, quindi tantissime. Sì, 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 certo. Che si titolava Resto a casa ma viaggio. E con questa rassegna abbiamo presentato tanti libri e racconti di viaggio, fra cui tutti i racconti delle nostre antologie di viaggio, perché noi abbiamo queste serie antologiche di cui una si chiama Pagine in viaggio, ognuna tiene una quindicina di racconti, quindi già soltanto lì ne avevamo 45. Eh certo. Quindi, insomma... Ma poi nei nostri 500 titoli naturalmente ci sono tanti libri che hanno il concetto del viaggio dentro, sia reale, perché ci sono, il viaggio in fondo è un'avventura, no? È una storia, e quindi molti libri, molti romanzi hanno in qualche modo il viaggio all'interno delle proprie, certo, trame, sia come viaggio metaforico, quindi percorso di vita o viaggi nella fantasia, eccetera. E certo, permettimi di salutare Cinzia Campigotto Maria Paola Favilli, scusate, manco con gli occhiali ci vedo, quindi mi devo avvicinare. Maria Paola Favilli, autrice. E quindi la salutiamo con ancora più entusiasmo, insomma, certo, perché certo, legata alla Neos. Con lei abbiamo pubblicato un libro che si intitola, non mi ricordo più, Basilico e Vecchi Merletti. Ah, che bello, mi ricordo questo titolo. Basilico e Vecchi Merletti, dove lei racconta la storia della sua famiglia spezzina attraverso le ricette della sua famiglia. Quindi è molto carino come libro, immagino, esatto. È un viaggio nella storia familiare, vedi com'è anche sì, qua. E poi anche attraverso, no? Magari i sapori, esatto, attraverso ricordi, bello, esatto, molto bello. Voglio salutare anche Paolo Marcello Attila, poi voglio salutare ancora, perdonami, ma John Walter, Fabrizio Scarpa, ringraziandolo per seguire questa diretta, Marco Granata e tutte le persone che ci seguono e che ci seguiranno, che io purtroppo molto spesso non riesco a vedere durante le dirette, vedo passare, però non riesco a salutare tutti quanti e quindi consideratevi comunque tutti salutati e abbiate pazienza se per caso qualcosa sfugge. Ecco, e poi naturalmente il Covid non è stato soltanto una situazione, è stato anche un argomento. E su, certo, questo infatti noi, grazie a una delle nostre curatrici, Caterina Schiavon, abbiamo proprio, siamo usciti con il primo libro che è uscito in Italia sul Covid. Questo, il primo, si intitola, sì, Nulla più come prima, è un'antologia, sottotitolo Raccontare il mondo dopo l'epidemia, e qui abbiamo raccolto anche qui una quindicina di racconti, sono racconti dei tipi più vari che naturalmente vanno ad analizzare quei concetti che il Covid ha in qualche modo mutato, cioè il tempo, lo spazio, i ricordi, la tecnologia, i vecchi, i bambini, gli altri, il rapporto con gli altri, il silenzio, il futuro, il pianeta. È importante anche questo, no? Il primo step, il primo, perché poi si è scritto molto, sì, ma sull'argomento. Questo è uscito alla fine di marzo. Esatto, cioè, per questo dico. Non era, eravamo in pieno lockdown. È uscito prima, ovviamente, in ebook, quindi lo trovate su Amazon come ebook. E poi è uscito in cartaceo quando si è potuto, perché non si poteva fare. E certo, non si poteva fare in questo periodo. Che cos'altro? Perché questa allora, nostra poi, mezz'ora se ne sta andando, me lo so, vola. E poi a ruota abbiamo fatto uscire sempre sul Covid questo bellissimo Nella bolla libro, del virus. Che si intitola Nella bolla del virus, cronache dalla vita sospesa di Ottavio Davini. Ottavio Davini è un medico, è appena andato in pensione, è stato per anni il direttore sanitario delle Molinette. E lui racconta questi 55 giorni del lockdown stretto dal punto di vista medico, certo, cioè come un medico che è chiuso in casa e che in qualche modo attraverso le informazioni che arrivano dall'esterno, quindi social, giornali, radio, televisioni, eccetera, cerca di capire che cosa sta succedendo. Certo. È molto interessante perché naturalmente è un libro molto personale, dove ci sono anche emozioni, angosce, affetti, ma c'è anche il punto di vista di una persona che capisce quello che sta succedendo. Certo, perché si può relazionare nel modo giusto con l'informazione. Certo, no? Ecco. Certo. Quindi
E poi abbiamo fatto uscire tutti i 39 titoli che dovevamo fare uscire, li abbiamo fatti uscire tutti appiccicati fra luglio e dicembre, abbiamo fatto uscire le antologie natalizie con una new entry che è Natale a Venezia, dopo Natale a Torino, Natale a Milano e Natale a Genova è uscito anche Natale a Venezia. Nonostante tutto, un titolo in più sul Natale e abbiamo fatto uscire questo bellissimo libro che si intitola Esageruma, un sogno per Torino, di Giovanna Giordano e Chantal Balbo di Vinadio. Voglio salutare Giovanna che conosco, ecco, sì. Le salutiamo perché entrambe, sono due donne, certo, in gambissima. Sì, sì, sì. E in questo libro ci sono le loro riflessioni e le loro proposte per la Torino del futuro. In positivo, naturalmente, certo, perché è ora di esagerare. Esageriamo, tutti noi dobbiamo esagerare, noi imprenditori, noi comunicatori, noi amministratori, noi tutti. Tutti, concordo. Dobbiamo esagerare e c'è anche una raccolta di testimonianze di gente torinese, di ogni genere, dai sindaci ai pizzaioli, come vedono Torino. Come vedono Torino, sì, certo, interessante quindi anche questo aspetto, esageruma, sì, vogliamo esagerare assolutamente. Ultimo libro, cioè nel senso che non è che posso raccontarvi ovviamente tutti e 39, però l'ultimo libro sul quale voglio dare un accenno perché è molto importante, certo, è nella collana della nostra storia delle donne, quella che si occupa di divisioni sociali e storiche al femminile, questo La medicina delle differenze, di Silvia De Francia con la curatela di Cinzia Ballesio, storie di donne, uomini e discriminazioni. Anche questo c'entra con la medicina, in qualche modo, in qualche punto è anche legato con la nostra epidemia, perché racconta come gli uomini e le donne non siano uguali da diagnosticare e da curare. E quindi è interessante indispensabile che la medicina, come ha cominciato adesso, ma la prima legge è del 2018, quindi veramente adesso, non c'è... Ora siamo in questo momento, certo, qui ha è cominciato ora. Finalmente a capire che magari l'aspirina ha delle conseguenze diverse se presa da un uomo o da una donna. È interessantissimo questo aspetto, veramente. Pensate, non ci aveva mai pensato nessuno, mi sembra incredibile, ma è così. Sì, io quando ho sentito questa ricercatrice raccontare questa cosa sono rimasta allibita e ho detto no, noi dobbiamo fare assolutamente un libro su questo. E quindi abbiamo usato questo tempo per progettare. Per progettare, certo che sì. Senti, mi piacerebbe capire come è cominciato il 2021. Nel senso, sì, so che ci vorrebbe tanto tempo, no? Però dacci qualche chicca. Come è cominciato? Cosa stai progettando? Perché tu sei... come c'è un fiume in piena. Allora, il 2021 io ti dico soltanto questo, noi abbiamo deciso che pubblicheremo 40 titoli all'anno, quindi togliendo il mese di agosto 4 titoli al mese, più i quattro volumi della rivista Notizie di Politeia, che è una rivista di etica politica molto importante in Italia, forse la più importante in Italia. E quindi di questi 40 libri praticamente 30 abbiamo già i contratti firmati, quindi diciamo che anche gli autori che vogliono pubblicare con la Neos si diano una mossa. Ecco, 30 sono già accalappiati, quindi già, sotto contratto. Sono già in lavorazione. Quindi ti sei portata avanti. Mi sono portata avanti perché ho deciso che da quest'anno noi dovremo avere molto più tempo per selezionare i nostri contenuti, perché vogliamo uscire con dei contenuti molto precisi, molto più vicini alle necessità delle persone, sempre attraverso la nostra formula divulgativa, che ci permette di portare anche argomenti molto difficili come questo della medicina delle differenze, infatti. No? Oppure come quello della bolla del virus, sono argomenti tecnici che però vengono lavorati dagli autori in modo divulgativo, quindi noi vogliamo che sempre tanti più lettori possano avvicinarsi a
tanta materia, a tanto sapere, a tanta conoscenza. E quindi abbiamo bisogno di tempo per selezionarlo, questo materiale. Certo. E quindi questo 2019 sarà un anno di crescita. 2019? Anche 21, dai. Fare 2 anni. Com'è? Esatto, così. Andiamo avanti. Ecco, e poi faremo, metteremo finalmente in, realizzeremo l'Accademia del Neos Book Club che abbiamo iniziato l'anno scorso e abbiamo dovuto fermare perché non potevamo più fare i corsi, sì. Che sono corsi sul libro e sulla scrittura. Chissà quante cose mi sto dimenticando. Vabbè, tornerai a raccontarmi il resto. Tornerò perché capisco. Perché capisco che mezz'ora con tutto ciò che bolle in pentola e comunque che è stato il 2020, esatto. Un po' per tutti, ma per te, cioè, da quello che vedo in maniera particolare, dovremmo comunque, sì, rincontrarci. Sì, perché devo raccontarti bene questa collana antologica che è meravigliosa, mi sta dando tantissime soddisfazioni sia dal punto di vista della qualità letteraria che dal punto di vista della condivisione di stili e contenuti con gli autori e i curatori. È veramente, voglio proprio raccontartela, tornerò se mi inviti. Ma certo che sì, anche perché, come dico, il nostro tempo in realtà è già terminato. Certo. Io mi scuso con tutte le persone che non ho salutato, ma abbiamo chiacchierato davvero, davvero tantissimo. Un saluto, vedo al volo, Claudio Granata, Pino Siciliano, ma tutte le persone che ci hanno ascoltato e che ci ascolteranno, perché come sapete questa puntata sarà prossimamente su YouTube, la diretta Facebook si può riascoltare in qualsiasi momento e c'è l'audio in radio, quindi più di così, insomma, potete ascoltarci quando e come preferite. In attesa di rincontrare di nuovo, sì, la nostra Silvia Maria Ramasso, Neos Edizioni, per sapere tutto ciò che di nuovo si sarà realizzato. Grazie Ivana, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori, è stata una mezz'ora veramente a volo d'uccello, velocissima. Sì, veramente, è volata. Sognare si può, alla prossima e mi raccomando. Seguiteci, seguite le dirette, seguiteci tutti quanti, i libri, la cultura, tutto. Alla prossima. Cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi.